Fin da piccolo ho avuto un'enorme passione per la chimica, non saprei dire il perché. Poi, piano piano, questa passione si è sedimentata e ho intrapreso il percorso di chimico. Poi, da chimico, sono diventato biofisico e alla fine mi sono affacciato al mondo della medicina. Dopo il perfezionamento alla scuola normale superiore, scelsi Valencia come città nella quale proseguire con il mio primo postdoc. La prima volta che andai a Valencia, ovviamente andai in aereo e lì andai per conoscere il gruppo di ricerca nel quale mi sarei inserito, per vedere i laboratori. Poi quando decisi di trasferirmi là, lì scelsi di portarmi dietro la moto e quindi feci un viaggio in nave. Scelsi quella città un po' per caso e un po' perché fra le varie possibilità era l'unica città che è una città marittima, quindi con un porto, e in qualche modo mi ricordava la mia città di nascita, cioè Livorno. A un certo punto della carriera accademica di un ricercatore è fisiologico viaggiare, è fisiologico andare fuori e vedere nuovi orizzonti, avere nuove esperienze. Questo arricchisce la persona e quando torna nella propria nazione arricchisce la comunità nella quale si va ad inserire. Lavoro al Center for Nanotechnology Innovation, che è uno dei centri dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e in particolare questo centro è a Pisa. Grazie al sostegno di AIRC ho potuto fondare il mio gruppo di ricerca e appunto quello che facciamo è sviluppare delle nanostrutture molto particolari che potranno essere impiegate per una terapia non invasiva dei tumori, in particolare dei tumori testa-collo. I nanomateriali di metalli nobili si accumulano spontaneamente all'interno dei tumori, in questo modo la terapia diventa localizzata. I passion fruits sono delle nanoarchitetture composte da un guscio di vetro duro con all'interno del polimero e dei semini di oro ultra piccoli, parliamo di fra 1 e 3 nanometri. Questa struttura ricorda tantissimo un vero e proprio passion fruit, dove c'è l'esterno che è duro e all'interno c'è la matrice gelatinosa molto buona con tutti i semini. I primissimi passion fruit furono degli scarti di una reazione di quando lavoravo come postdoc a Valencia e mi incuriosirono subito quelle strutture perché avevano del potenziale. Quindi piano piano mi interessai a quello scarto e ottimizzai la reazione. Ci vollero degli anni per ottimizzare la reazione e alla fine ottenni il primordiale passion fruit. Io adesso, ora come ora, corro, però sono nato come vogatore. Questo è stato molto importante per il mio sviluppo sia come uomo sia come ricercatore, perché gli obiettivi che ci prefiggiamo non sono dall'oggi al domani, ma sono usualmente degli obiettivi molto lontani. Si deve riuscire a spezzettare il lavoro in tanti piccoli passi, tante piccole palate, per arrivare al traguardo, che non si può raggiungere senza il sudore della fronte. Il mio gruppo di ricerca è piuttosto eterogeneo, è formato da persone che provengono da svariate discipline e questo è estremamente utile perché ognuno può fornire i propri punti di vista per riuscire ad arrivare al nostro traguardo. Ci diciamo che il nostro è il gruppo del sorriso, e questo perché è estremamente importante il benessere di ogni componente, perché stando bene si lavora bene. Sono un ricercatore perché sono curioso, sono affamato di conoscenza e inoltre perché questo è il mio modo di servire la comunità, cioè contribuire con le mie conoscenze e quelle del mio team per il benessere della società.